Buongiorno, sono vicepresidente della Commissione Giustizia. Sono qui oggi a presiedere le audizioni per il disegno di legge numero 882, Reati Patrimonio Culturale, anche in rappresentanza ovviamente del presidente Ostellari. Dunque, vedo che c'è un solo soggetto da udire, che è il comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, il dottor Roberto Ricciardi. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Aspetti che c'è una comunicazione. Ah, è presente a distanza? Sì, va bene. Sì, vedo che ci sono dei commissari che sono presenti da remoto, quindi eventualmente avranno anche la possibilità di fare delle domande. Allora, dottor Ricciardi, io le darei un tempo di 10 minuti, poi ovviamente se ci sono delle domande, insomma, si potrà anche replicare. Poi se ha piacere invece di lasciarci anche qualcosa di scritto, eventualmente potrà far pervenire note scritte alla Commissione Giustizia. Prego, a lei la parola. Buongiorno, signora Presidente, signori commissari, sono il generale Roberto Riccardi, comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. L'aggressione al patrimonio e il commercio dei beni che ne fanno parte continuano ad avere in Italia una dimensione estesa, anche in questo periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica. Le attività di indagine più recenti dimostrano che la destinazione finale dei beni è canalizzata per le opere di notevole rilevanza storico-artistica verso i paesi più ricchi e che vi è in alcuni casi la presenza della criminalità organizzata. Si segnala al riguardo l'operazione Achei, che ha smantellato un'organizzazione dedita agli scavi clandestini in Calabria. Ci ha fatto eseguire 103 perquisizioni in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania e Serbia, con il coordinamento di Eurojust e di Europol. Un altro episodio è il sequestro preventivo disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo del patrimonio milionario di un soggetto residente a Castelvetrano, provvedimento emesso anche sulla base delle evidenze probatorie raccolte nell'indagine Teseo, con cui abbiamo rimpatriato da Basilea oltre 5.000 reperti provenienti da scavi clandestini eseguiti in Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria. Le indagini svolte in campo internazionale hanno svelato un meccanismo che prevedeva anche la creazione di false attestazioni sulla provenienza dei beni. Vi è ancora l'operazione Demetra condotta in Sicilia, anche questa ci ha portato fuori dai confini, nel Regno Unito, in Germania, in Spagna. Abbiamo sequestrato e recuperato oltre 20.000 reperti. E altri esempi significativi, il recupero nel 2016 a Castellammare di Stabia, presso un noto boss della Camorra, latitante, di due Van Gogh rubati nel suo museo di Amsterdam nel 2002, il sequestro al principale imputato dell'indagine Mafia Capitale diretta dalla DDA di Roma di opere di arte contemporanea che abbiamo tuttora nel nostro caveau, il recupero nel giugno 2020 in Abruzzo del murale di Banksy collocato sulla porta del Bataclan in omaggio alle vittime della strage, era stato rubato a Parigi nel gennaio 19. Altro ambito che attrae la criminalità organizzata è la contraffazione delle opere d'arte. L'elevata incidenza dell'illecito dipende dalle sue peculiarità, che consentono di realizzare guadagni elevati a fronte di tempi e costi di produzione modesti. È particolarmente vero per le opere di arte contemporanea, che è agevolmente falsificabile e per converso meno identificabile con gli strumenti diagnostici a disposizione. Anche quel mercato è stato raggiunto dalla crisi e nel 2020 abbiamo sequestrato 1.547 opere d'arte contraffatte. Oltre l'87% riguardava l'arte contemporanea e il valore superava i 415 milioni di euro qualora le opere fossero state immesse sul mercato. Lo strumento normativo principale è oggi rappresentato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il decreto legislativo 42 del 2004. Il suo limitato vigore sanzionatorio lo rende meno incisivo rispetto a norme del codice penale che meglio si adattano allo sviluppo delle indagini sui traffici dei beni. Per una più efficace azione di contrasto, quindi dotare la magistratura e le forze di polizia specializzate di strumenti adeguati all'evoluzione della minaccia con mirate soluzioni. Ecco quindi il disegno di legge all'esame di codesta commissione.
La posizione del Comando Tutela Patrimonio Culturale non può che essere favorevole alla riforma del regime. Appare certamente utile a chi opera nel contrasto ai traffici illeciti la prospettiva di individuare reati oggi non presenti nel codice penale o nel codice dei beni culturali del paesaggio, come le figure specifiche di furto e ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio, la falsificazione in scrittura privata e così via. La prospettiva di ricorrere maggiormente ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, la Convenzione di Palermo, e alle norme sul reato transnazionale e le associazioni criminali, attraverso una previsione dell'utilizzo della figura dell'agente sotto copertura, anche con la possibilità di attivare siti civetta su internet. La prospettiva di diminuire le pene per coloro che collaborano al recupero di beni culturali ottenuti o trasferiti all'estero illecitamente. Nel disegno di legge allo studio questi obiettivi appaiono ben messi a fuoco. Merita trattazione la previsione di estendere al nuovo delitto di traffico illecito di beni culturali le operazioni sotto copertura e i siti civetta. Le modalità undercover sono indagini non convenzionali eseguite nell'alveo di precise previsioni normative per il contrasto al crimine organizzato e ai reati per i quali ogni altra attività risulti inefficace. Con l'attività sotto copertura, un operatore di polizia, celando la propria identità, si infiltra all'interno di organizzazioni criminali per raccogliere elementi di prova e notizie funzionali alla loro disarticolazione. Le attività sotto copertura rappresentano da tempo un efficace strumento per contrastare le associazioni dedite ad altri settori criminali, come il traffico di stupefacenti, la pedopornografia, i reati informatici, e per effetto del recente intervento anche i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione. Queste attività, per essere efficaci, richiedono la creazione di appositi siti civetta, cioè siti internet creati ad hoc per individuare in flagranza gli autori dei reati. Nel caso del traffico illecito di beni culturali, il contenuto di questi siti potrebbe ad esempio assumere le sembianze di un social network, di un profilo, nel quale far emergere la disponibilità all'acquisto e alla vendita di determinati beni. L'esperienza maturata in altri campi insegna che, nelle prime fasi dell'attività, gli agenti undercover non si relazionano con persone di cui conoscono l'identità, ma con utenti sconosciuti che utilizzano falsi nomi per non farsi individuare. Solo dopo qualche scambio, guadagnata una relativa fiducia, gli indagati forniscono dati utili a risalire alle utenze telefoniche usate per connettersi alla rete, l'indirizzo IP, i file di log, eccetera. L'ingresso dell'agente undercover in chat online tramite nickname di fantasia consentirebbe di prendere parte a conversazioni in corso tra altri utenti, aventi oggetto i citati traffici illeciti, senza porre in essere alcuna condotta provocatoria dell'azione delittuosa. Queste speciali tecniche potrebbero svolgersi sotto la direzione di una unità centrale che svolga attività di coordinamento e analisi, che a livello nazionale potrebbe identificarsi nel Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Appare necessario che queste attività, per la particolare delicatezza e il necessario coordinamento, al fine di prevenire rischi per gli agenti sotto copertura e non pregiudicare i risultati investigativi, si svolgano in modo unitario e siano curate da chi possiede un'elevata preparazione tecnico-specialistica nella materia in trattazione, competenza in fatto di arte tipica di chi acquista o vende beni culturali, esperienza specifica, conoscenza dei mercati, delle quotazioni dei beni, dei flussi, dei traffici illeciti e così via. Chi si propone come collezionista o acquirente deve mostrare, anche se stimolato senza preavviso, ad esempio passando in tempo reale da una chat online a una conversazione telefonica o in presenza, di padroneggiare gli stili e i movimenti artistici, le fiere, le case d'asta, i mercati più importanti a livello nazionale e internazionale, le civiltà antiche se si tratta di archeologia e via dicendo. Un universo. Un simile background, atto a non insospettire i trafficanti e condurre a positivi risultati, non può essere appannaggio di qualunque operatore di polizia giudiziaria per quanto bravo nell'attività di indagine. Richiede la preparazione di chi tratta in via esclusiva la materia con un consolidato bagaglio professionale. La competenza anche normativa occorre e per quanto attiene a questo settore è stata confermata da ultimo con il decreto legislativo 177 del 2016
in capo all'Arma dei Carabinieri. Analogamente del resto, il legislatore ha disposto per le attività relative ai reati di pedopornografia, prevedendo solo per la Polizia Postale delle Comunicazioni, la più specializzata, la facoltà di utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Così l'articolo 14,2 della legge 269 del 98. L'eventuale approvazione del testo in discussione produrrebbe in questo modo una causa di giustificazione ben delimitata e solo nel rispetto di precisi parametri. Operazioni disposte dal vertice o da autorità da esso delegata al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine al reato. Criminante solo per le condotte specificamente previste dalla norma, preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, agenti sotto copertura con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a organismi specializzati. Quest'ultima condizione è pienamente soddisfatta dal profilo professionale degli appartenenti al Comando Tutela Patrimonio Culturale, che accedono all'unità attraverso una selezione e una specifica formazione offerta dal Ministero, nel quale sono incardinati funzionalmente. La proposta di modifica dell'articolo 51 del Codice di Procedura Penale, che fissa la competenza distrettuale per il reato di attività organizzate finalizzate al traffico di beni culturali, infine, permetterebbe di concentrare le indagini preliminari nelle mani di un numero limitato di magistrati, che avrebbero modo di promuoverne il coordinamento con una visione più ampia. Ma su questo, naturalmente, è opportuno si pronunzi più diffusamente l'organismo giudiziario competente. La tutela del patrimonio culturale trova sempre più attenzione anche in ambito internazionale. Basti citare le linee guida adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che, su proposta dell'Italia, con la risoluzione 69/196 del 18 dicembre 2014. In tale documento l'obiettivo primario è promuovere l'adattamento delle legislazioni degli Stati membri a principi e regole condivisi, nonché rafforzare la cooperazione internazionale e l'assistenza giudiziaria attraverso l'applicazione della citata Convenzione di Palermo. Norme più efficaci, possibilità di indagine più flessibili anche nei confronti della criminalità transnazionale, sforzi condivisi dai partner esteri saranno utili strumenti per rafforzare l'azione di contrasto alle associazioni a delinquere. I carabinieri del comando TPC in prima linea nel settore sono da sempre attenti ai profili di possibili contiguità con gruppi criminali. Ciò perché i beni culturali costituiscono un valore del territorio, in particolare nelle difficili aree ove alligna la criminalità mafiosa, pur indebolita dall'incessante azione di contrasto posta in essere da varie istituzioni. Le regioni colpite non hanno generato solo mafie, come vuole la leggenda dei cavalieri Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Hanno prodotto la civiltà magnogreca e molte altre, hanno visto nascere Archimede e fiorire la scuola di Pitagora, possiedono tracce artistiche di straordinario valore. Proteggere e recuperare i beni di quei territori è un modo efficace per combattere la criminalità organizzata, restituendo alle comunità locali, insieme ai beni sottratti o scavati clandestinamente, l'orgoglio di salde radici culturali e la percezione di una concreta presenza dello Stato. La difesa dei nostri tesori è in Italia un'idea antica. L'hanno incarnata sovrani e pontefici, artisti come Raffaello e Antonio Canova, intellettuali come Petrarca o Ugo Ietti, e ancora statisti. È un'idea moderna che è stata introdotta nella Repubblica Italiana con l'articolo 9 della Costituzione, fortemente voluto da Concetto Marchesi e da Aldo Moro. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Abbiamo, secondo la stima della Ragioneria Generale dello Stato, un patrimonio di 986 miliardi di euro, ma sono certo che tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento, per quella cifra, non venderebbero il solo Pantheon. È un'idea antica e moderna che abbiamo nel nostro DNA. Con questa riforma c'è il modo di proseguire questo straordinario cammino. Grazie. Grazie a lei. Se ci sono domande da parte dei commissari, vedo il collega Mirabelli del PD. Collega, vuole fare qualche domanda? A posto? Forse non ha l'audio? No, l'audio. Ah. L'audio non, no, grazie Presidente. Non, faccio il relatore di questa legge, ero interessato a
capire l'opinione importante del corpo della tutela del patrimonio. Mi pare che ci sia una condivisione sia rispetto agli obiettivi sia rispetto agli strumenti che questo disegno di legge già approvato alla Camera mette in campo. Io posso solo ringraziare per le cose che sono state dette, ma soprattutto per l'impegno e la motivazione forte che ha dimostrato anche in questa audizione di avere il corpo della tutela del patrimonio. Grazie. Grazie a lei. Io a questo punto devo salutarvi. Apriamo un'altra seduta per altre audizioni su un altro disegno di legge. Grazie e arrivederci. Grazie a voi.